Bulille, piazza Roma, potresce la dottrice d'annunziata, tu sienta che l'attore panettona, miscata qua pastiere l'agnellona, ma d'ora più bella è stu paese, che a gioia che tu sienta dinde casa. Pasqua beneventana, gente semplice che vive cose spicce. Pasqua beneventana, con cielo azzurro da mattina a sera, volando all'erba, una rondina che porta primavera, che io volesse che sta gente qua amasse più che sta città. Stagione. Da tu poco, non ti preoccupare. Che bella Pasqua che si prepara. Uè, Pasqua è sempre Pasqua, non ci scordiamo. E che le pure la natura se vuoi preparare il venerdì santo. E mica ci potremmo scordare quello che è successo. Noi sappiamo che è successo. Se mi sa fa amore nascosto con Aldo Marciano. Uè, io non mi riferisco a questo. Stiamo dicendo che la natura partecipa pure essa alla morte di Gesù Cristo. E poi vedrete... Domenica, un sole esce fuori un'altra volta. Ma quale sole? Ma allora non hai capito niente? Che le sta parlando di un innamorato suo? Oh. Sì, tu che non hai capito niente. Ah. Mamma mia, che sole! Buongiorno, papà. Buongiorno. E moglie, ma dove stai? Papà, è che le chiudo tutte delle a catte di scarpe. Caspita, io voglio sapere che sto, come fanno a consumare tutte queste scale? Ma che sta così mi consumo una qualità? E per forza, papà, che la si mette agli cappalloni che voglio un gel. Se mamma ogni tanto ci facesse un paliatone, vedi come si imbarassa. E tu, perché non si chiude la scuola? Ma papà, ma ti sei scordato? Oggi è giovedì santo e le scuole stanno chiuse. E che la pare? Che stiamo facendo? Povero di l'anno! Ehi, chi si è visto, si è visto! Ma è mai possibile che la mattina e tanto può dormire da che più? Oh, di che senso che è questo qua? Ehi, che è unica la rumore e trombetta, si è lasciata per forza, ehi! Ah, così che sono un trombone! Perché, papà, non hai giù visto? Sto spalirato! Se a notte, invece di arrivare a tardi, ti arrivassi un poco prima! Tutti che sono fossi, tu vuoi fare la vita facile, la famiglia, ma fatta che la vita fa, papà, ma tu vuoi, io sono giovane, se non la facciamo la vita facile, quando la faccio mi piacere, e ma... poi ti indassa a casa la vita facile, sì. Ma io dico no, ma perché non mi devo fare la vita, non scusa te. E perché secondo te in un altro non mi cerchè una fatica, e non la trovo, che buona me. E poca a casa mi trovo buono, ah, me a casa va bene, va bene. E a niente buona, ma tu stai una meglio da casa, e chi mi muova a e adesso ci possiamo venire a mia mia, a casa, e ti faccio sposare un bambino per chi. Va bene, ci vediamo più tardi, papà. Che ti dica? Come dici? Io se non trovo un bello giovane come di chi, a ca non mi muovo manco che cannonata. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mamma mia. Che?
No, è giù da cantare e scalpano la tetera. Ah, vabbè, con permessa. O vengo pure io a fiamma una tazza delle caffè. Che fai la giovanizia? Ci vai un struccio, mi porto con te? Ah, ma per sempre tu, capito? Meno male che me lo stai in una cucina, sta. Falla venire da qua, hai capito? Così. No. Ma tu sei famoso, va a Rosello. Sì, no! Allora, e potremmo portare la cattura? Mi raccomando. Se ne porta a fare, no, non si può fare come pittano, che non è venuto acqua. Scusate, ma a dove fai a scampagnare? Tu, c'è di buccia, non so se ne vedi. Sì, ci ho capito. Buongiorno, presidente. No! Saluto! Volete accompagnarmi al suo corso? Perché c'è stato vestito nuovo? E amicenia, io tengo molto cosa a fare. Ma adesso, perché non accompagnami a scuola, Michele? Dice che mi ha da parlare. Cammina, vieni con lui. Ma ci stanno ancora. Allora, tutte le cose. Specialmente dove mannaggia la miseria, papà, io non ho giù capito loro. Ma insomma, ma come state a fare in questa casa? Avrei gruppo quello sta come tu credi di andare a stanzaletta a scagnare un pigiano a smettere un casolo come succede a tutti i matiti. No signore, non può essere così, io avrei un po' e ci visto arrivare i culini con quelle due papere dei soldi. Ma di chi? Ma voi pulite pensare che sto in due stanzone e mi cagnavo un casolo? No signore, sono proprio indelicati se voi. E babbo, non ti preoccupare, quando acchiappano i culini non faccio un dito. Ma vedete quando è che perché le due mamme le sono! Ci vedete? Sì, sono cose che non sono!
Va bene, papà, senti, vado, mi su forse c'è un tra certi amici miei, va bene. Arrivederci, presente. Arrivederci, Renato. Se ci venimo, facete voi buona pace. Arrivederci. E fuori dal il campagnare ne ho ma non ne ho proprio un po' più E di carne? Ah, dai, voi, scusate! E non facciamo tanto! Non vi preoccupate, compa, state tranquilli! Antonietta e Rosalia scendono con me! Quella donna! Ma tu e a tu! Mi ha accompagnato con l'acqua e tu ha vestito nuovo il mio soccorso! Che ha fatto un mio soccorso? Cammino, vestito tutto cattivo, mercato americano! No, non lo voglio, mercato americano! Come mi butta sempre in mezzo a me! Oh! E di carne, prima! Ma che se oggi con noi oggi, ma quando un po' più stendito, vanno, una cosa, dopo di voi si siete fangori lieti, io da fare servizi in da cucina, ma voi dove nasci, sì, nasci. Io sto in vacanza con la scuola e mi devo riposare. Io i servizi faccio quando dormo. No, signore, voi i servizi li facete voi, tu capisci? Ma va bene, mo, dopo, ma è necessario che ne fate. Ma è inutile che fai tanta mossa! Così che mo sono pure io che faccio tanta mossa! Ehi! A colpe, sai ma dove si è finito, sta nascendo così? Si state sempre troppo tollerante! Sai come si dice? Mazza e panella fanno i figli bella! E mazza senza mazza fanno i figli mazza, io buo! Ah. Mi fa buono con me, che pulito ma... famo! Lo volete via collera? Ma e pure... te, dove sto? Tetella c'ha giù, sta pazziando il caffè che compagna è suo, perché c'è giù cattato un paio di scarpe belle, veramente belle. Grazie, tu e figlia che le casse. Compadice, a gommare te ne certi gusti, non ma vi dico. Ma io non voglio sapere, e che le pare in questa casa? Chi si mette il scarpe una mano a parte? Che si mette il scarpe una mano da parte? E sono le volte a pezzo! Pure la tenne 4-5 vestiti invernali, uno estivo, senza parlare dei camici, solo camici, maglione, maglietta, cravatta, chi non ci sta armata chi non la di? E allora, che pulita? Chi le isse che fa su, sei da colpa all'ate, tu capi? A ti mandateci un po', a quando che c'è dite che sei da ruota che l'ha mangiato? Io, dici la verità, mo. No. Uè, ma Maria dove sta? Stai là, esci su Stamolini, esci. Comma... io sono un po' che sto male questa figlia mia, che le sei fidanzata di nascosto, guardo Marciano. Io sa certe cose perché che le figlie mi con me si convita, ma io non voglio proprio. E perché chi le tanto un buon vaglione? Sarà pure un buon vaglione, ma non lo voglio. E la famiglia chissà cosa crede esserla. Ma perché la sposano? Appartiene alla famiglia che sa la dire troppo. Ma non lo sanno loro che prima o poi tutti quanti cavi ma morì. Ah. È vero, che le stanno quinto piano, io stancavo a me, con Mara mia non si affacciano manco più balcone, ma che le poche volte che si affacciano non salutano mai. No, a figlia mi sa da scordare, sa da scordare. Non c'è, ma mo si sente stanca? Perché? No, perché si è fatto servizio in squadra. Ma voi con me? Io vado con un padre a casa, ci manca stanca. Ma raccomando, con me, date un'occhiata a casa. Non vi preoccupate, non mi muovo di lui. Ma tuoi a vesta? Ma che mangia vesta? Non sono pronto! Ma fai schifo! Ma che mi porta a presto? Non marito, non so zuso! Ma tu amavo, non lo porto, no! Ma com'è, bambina? Ma sono sparite tutti quanti. Perciò io voglio parlare a tuo padre. Ma tu sei chiuso. Maria, ma tu mi ascolti o no? Certo che ti sto ascoltando. E allora hai capito cosa ti sto dicendo? Certo che l'ho capito. Aldo, se tu non porti i tuoi genitori, io non credo che papà dirà di sì. Io lo conosco troppo bene. Ma come? Siamo ancora a questo punto.
Ti ricordi quante volte io ti offrivo il gelato al Bar Pastore sotto i porti? Sì. Abbiamo vissuto la giovinezza nei vicoli o a Piazza Roma, nei nostri giochi infantili. Abbiamo vissuto l'adolescenza e la giovinezza, senza neanche accorgerci che ci eravamo innamorati l'uno dell'altro. È vero, sono stati gli anni più belli della mia vita. E perché sono stati? Abbiamo una vita davanti a noi. Sì, abbiamo una vita davanti, ma... E allora vedrai che parlando con i tuoi genitori... Aldo, io conosco papà e mamma, conosco i loro principi. Solo se tu portassi i tuoi genitori, loro, sa, accetterebbero il fidanzamento ufficiale. Solo così mi darebbero il consenso, se no... A questo punto ti dico che io... Parla con tua madre, dille tutto, te ne prego. Io sono stanca di vedermi con te di nascosto. E poi stanca di essere derisa persino dalle mie sorelle. Stanca di vedere poi la gente malignare nel vederci insieme nel vicolo. Io voglio volerti bene, ma alla luce del sole. Voglio che i miei genitori non si debbano vergognare di me. E poi, l'ambiente in cui viviamo, il vicolo, è troppo piccolo. Perché sai, ogni parola e poi ogni gesto venga frainteso. Non te la prendere, dai. Voglio che il nostro amore sia costruito sulla roccia, non sulla sabbia. Maria, mia madre non approverebbe mai il mio fidanzamento con te. Lei ha altre idee per la testa. Ho capito. Tu appartieni ad una famiglia benestante, mentre io sono povera e loro sono entrambi professori. Io abito in un basso, con due stanze collegate, dove neanche il sole si degna di venire. Tu invece stai al quinto piano, in una casa baciata dal sole, piena di comodità. Ma che dici? Tu lo sai che io ti voglio bene. Lascia perdere, Aldo. So che se i tuoi genitori non vogliono avere una nuora di umili origini come me, evidentemente sognano per te un matrimonio ricco. E magari già ti avranno trovata la sposina che fa per te, bella, ricca, e magari che non avrei neanche conosciuto. Non fare così, mi fai male. Sì, questo è un male che bisogna estirpare. E cosa vuoi dire? Aldo, se le cose stanno come tu mi hai detto, lasciamo perdere. È inutile che continuiamo a frequentarci. Ma allora tu non hai fiducia in me? Non pensi che io possa... No, Aldo, io ti conosco troppo bene. So l'adorazione che hai verso tua madre. Tu non troveresti mai il coraggio di fare una scelta. Ti raccomando, non dicere niente a nessuno, mi sono spiegata? Neanche a papà e mamma. Va bene, tengo una fama. Che sono proprio stanca. E ti pareva, sia solito sfaticata. Maria, mi vuoi dare una mano da stanzelietta? Uffa, vuole sapere su Maurizio quando viene. Unicolina mia, con tutto bene che te voglio, ma quando sei scucciata? Guarda là. Frate, ma non ti sonno. E chi dà la ditta a te, mo? Ma che sei ancora senza sorridità? Ma quando viene non mi sente, ne? Mi preoccupa. Ma mo' mi abbia la nota, mo'. E chiami, ah! La coppa è salvata, si è finita, sta nascendo a così, hai capito? Diavolo, mannaggia. Ma un po' si può non leggere in questa casa. Niente! Ah, siete tornata. Avete visto a figlia, ma? Beep, beep.
Mish! 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 Giusto! Maestra, come credeva? Ma non avete capito niente, infatti chiedere anche la figlia mia! Ma pensate che non ci stava! Ma Tutella, mettite tutto coso, mettite Tutella! Madonna mia, sta facendo chiedere anche la figlia mia! Quanto facciamo, quel moccuso! Sta rovinando anche la figlia mia, sta rovinando! Oddio mio, oddio mio, come ci ha fatto un che voglio calmare? Che l'ho rovinato, ma l'hai rovinato! No, no, con tu la vita! Perché la vita sta buona, mo se dai là,
Papà, può piacere, ma che pure che mi avete fatto pigliare due revolte, sapete che c'è, c'è vince, lo so, qui. Oh, va bene, ah, sì. Come se... Insomma, io glielo ho detto di portare i suoi genitori. Marisa, andiamo a me, chi le tiene paura dalla mamma? Sono sciocchezze, quella, la questione è un'altra, La quiete dopo la tempesta. Ma appena da volte. Sì, papà. Sì, papà, a tavola è pronto. Però tu gli dici una cosa, io posso per un sacco di tempo non provare più niente. Perché non sta scritta nessuna parte che la tavola ci fa sempre. Antonio, che fai? Che fai? Cominci pure tu un po'. Sì. Ah, spiega un. E io volevo San Marino. Né madre, te la tu sta. Tetella, che la tetella da fecondo con me. Tetella, stai in da cucina. Te ne paura che se fa te. E lei, che non la vecchia ci tiene un pelo proprio, ci tiene un pelo. Che te la mamma, vicino alla vettura, così. Su, su, a tavola. Forza, si mangia. Vediamo, mangiamo. Scusa, ma che hai combinato io oggi? Perché? Ma che puoi dare? Tutto che fate? Io non ho già fatto niente. Ma io preferisco Natale, un presepio, un cardone, un torrone, un quaderno a carta, un povero,
a botta muro. Dungava, piazza una botta muro, quando nascita. Ma che lo parli di Pasqua, tu non vieni con Natale, botta muro. Ma che non mi piace Natale, sono caschi tu. Uè, a corte cale, uè. Buongiorno papà. Buongiorno. Buongiorno. E chi sa, dove? Quella giornata di solo. Mi sta faticato. È proprio una sciccheria, oi. Ti piace un caffè, eh? Mi piace, mamma, che buono, ma perché mi domani non ha giocato io. Hai detto che è una vera sciccheria. Io sto riferendo alla giornata di solo, così. Ma Maria, quando vieni? Ma non lo so, starà a casa, dite un po'. Uè, dopo mangiateci, mi ammanco papà, ci vecchia due si beva. No, no, io non ci vengo, babù. Uè, tu ci vieni e basta. No, io non come è possibile che mi avete rovinato la giornata di Pasqua, mo? Proprio perché Pasqua abbiamo stato tutti quanti insieme. Ma scusa, mamma, ma non si dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi? Se dice, ma non si fa. E casi ognuno è pure, si fa capa solo. Io rimanesse solo, io e stu povera! Ma che va a dire che la sta solo? Ma che va a dire che la sta solo? Ma papà, ti sei scordato che ti dice il giovedì sa? Oh, ce ne andiamo a Napoli, ci andiamo a fare una bella barcata, bascia mergerli. No, e mi ha... la pace vecchia, tu si peppolo, poi. Ma tu sei capito di niente a sta casa? Che va a essere, che ha io sono potuto davanti a scuola! Ma là non va davanti a scuola, ma che c'è te capisci, figlio? Che tu non vuoi? Vabbè, mamma, senti, ci andiamo a Napoli sì o no, loca? Ma guarda, quello qua barcata, ce ne andiamo qua a fare tu si peppolo, mi dammo pure la compara carmelita con i cugini. Oh, e tu fai la cosa, vedi? I cugini! Senti, allora fa finire in questa casa per ci vado su fare! E ci su fare! Oh! Mamma mia, che ci vuoi? Che ci vuoi? Che c'è? Che c'è? Tutto il mondo da noi! E tu farei! La come sembra a me! Che bella situazione! Ma quando vai? Dimmi che ci sono una situazione! Io non lo so! Io sono pronta! Che lo so, e chiama, prendiamo gli ragazzi, non presento perché tutti vanno a finire la fai. Va bene, mi raccomando, venite a Andre. Va bene. Oddio mio. Mamma, ma Maria tu sta? Esci tu con papà, vieni fra poco. Ma fai proprio schifo! Ti hai pigliato tutto il caffè! Non me ne lasciate manco una goccia! Approfittate che stiamo in dubbio! E babbo, ci sta! Ci sta, addo! E ci sta da preparare, ci sta in da cucina! Ah, io pensavo che era fatto già! E che ci vuole, arteggiotto, ma ti fa un presto, pure tu, sanno fa ancora i letti di Giuditta! Uffa, mamma, ma sono proprio stancata e stando a sta casa! Ora faccio vedere che eri sei stancata, puzza ancora perché l'altro! Non ne hai mangiato quando tu sto prima che te ne vai andare a sta casa, hai capito? Ne hai mandato a sta casa non si trovano un po' che faccio, manco io di Pasqua! Mamma, sai che ti dica? Mocchia mia Don Domenico, possiamo fare una bella benedizione. Fai buono, fai buono. Madonna mia, questa casa non si capisce più niente. Zuzu, tu a così ti sei combinato? Mamma, c'è sta ruba che latte? Tanto scaldato d'ora fa, ma valla a dire tu figlio fritto, va? Uffa, non mi piace fritto. Senta questa, sì. Sì, ma voi due state ancora un luogo, ma già detto che non fai servizio, se no non nascita! E a Mucenna, Antonie? Vabbè. Capesto, bebì, faccio papà un servizio, eh! Faccio papà un servizio, abbiamo preparato un purgatorio! E che si due si perdono pure la messa squadra, oggi è bello! Oh, siete, ma per piacere, ma è questo napo che scende lì, eh? Ma quando parte ti devi fare da isso, eh? Ma vorrete un poco, vorrete che ogni volta che mi servono i soldi in questa casa ci fa sempre la stella, vorrete? Buongiorno con me! Auguri! Buongiorno con me! Maurizio! Ti piace vestito nuovo? Come ci sto? Fai schifo! Mi pare di un scimpanzé, lo che ci manca sul lavoro, la verità, vorrete? Quanto è brutta! Mamma, per piacere, dammi un poco di scendere lì, e ci dite che bene vado, di modo che fai da buongiorno, mamma. Ah, buongiorno, mamma. Come stai? Buona pace. Grazie. Anche a voi, eh. A che ora è la festa? Io ci ho aggiunto stamattina a presto con marito, ma...
marito mi chiude da un furlo, ma c'è giù un cane. E chi le sai che pippa che ti ha dato tre sette? Oh, scusate, ma perché avete chiamato un soprannome? Ma chi? Chi lo volesse chiamare? Renato e basta. Ma perché l'ha detto a me? Ma perché il soprannome resta una mamma, non ci capito. Ma, sentite un po', noi oggi siamo un coppa pace vecchia a Dusi Peppe, sì, mi fa piacere, venite pure voi con i curini, si divertono un po'. Sì, papà, andiamo con noi, papà, Anna! E va bene, grazie tante. Che bello, vediamo pure. Dico qua che ci ho passato, dico qua, Dico qua, dice mamma mia. Adamo mette si può mettere un cucciaio? No, mettere un coppa che sta lì. Senti, papà, può piacere, ma dai, non va vicino lì, Ma non ti devi chiamare a me, per la capelle? Ma perché tu dici a mamma? E ditte la dici a te. Tu ti hai risolto, tu fai dico, perciò tu c'è dei soldi ai figli, te. Ma io tutti i soldi che spendo, anche da conto a te, no? Mamma, io esco di nuovo, vado a messa delle 11, sai, più tranquilla. Mari, senta a me, sacci quello che stiamo facendo per far griccare un poco. Kill, tu non lavate più. Mamma, ma non ti preoccupare, ormai tutto è finito. Mari, non ne sono convinta, mamma tua. Killa, sarà pure un buon uaglione. Ma è la famiglia che non vuole. C'ho da figlio tu, barone. Mamma, lascia perdere, va bene? Oh. Tanti di soldi, ma se non ti fai da giù fino a noi! Aspetta, lì che c'è una cosa! E che ci sono uomini! Con me hanno genita la cucina, muoia, ma se no si fa tardi! E quindi via, vieni con noi! Mamma mia! Ti prego, via da tasca! Mamma mia. Ah, io qua che ci passavo, chi siamo lì? Dai. E chi mi ha fatto fare a me? Scusa, chi mi ha fatto fare? Ma. Buongiorno e buona Pasqua. Sono Aldo Marciano. Accomodato, però state così. Per un giorno sta in la cucina e si sa da che pure sta da qua, che ne fa succedere la guerra con 15-18? Ma ricordate la sceneggiata che fece da un lì? Veramente noi non c'eravamo in casa, eravamo da mio zio a Porta Rettore, ma ci ha raccontato la signora di Rimbettai. La sceneggiata che ha fatto vostra moglie. Sceneggiata? Perché non era un poco, pareva della gente. Ma lì che sono 4-5 volte che la vogliono quando stanno in casa, non la vita e non la vita. Figuriamoci per vedere un calazzato di due, con moglie e la cava un cavo. Sentite, signor Vincenzo, io amo vostra figlia e voglio sposarla. Adesso non vorrei che per quello che è successo il nostro amore si dissolvesse alle chiacchiere del vento e dei vini. Sentite Aldo, anzi senti, potresti essere il mio figlio. Maria, tu va bene, ben assai, ma qua però non ci abbiamo più a fessi. Io sacci che tu, tua madre non può che tu ti sposa Maria. E chi ve l'ha detto? Ma ti dà la picciolella. L'ultima volta ho sentito tutte cose, l'ultima volta che siete stati a casa. Ma io non ho gioito. Ma se è vista buia. Chi è che dà la mamma e facciate un giornale radio? Ma ora no, torniamo a noi. Noi, se ti trasimmo in da casa, tanto per far piacere a voi, non ci comportiamo voi. Perciò noi siamo gente semplice, gente seria. Perciò non siamo venuti a scuola come a voi. Però certe norme morali, certi comportamenti, non sono barne in coppa non banche il cuore. Perciò, caro Aldo, a me mi dispiace. Se non porta mamma da padre, io a Maria non andato. Ma sapessero da quando ci dispiace, poi mi dispiace per Maria. Ma che cosa se ne fa seriamente? Tu capite, mamma, quando vado in tuo guardone ci metti tu un peso?
Voi siete Aldo Marciano, è vero? Sì, sono io. Oh, Gesù mio. Sentite, giovanotto, oggi è Pasqua e io non mi voglio piglia collera. Perciò vi prego di lasciare stare mia figlia. Sentite, signora Concetta, io sono venuto per chiedere la mano di Maria. E l'ho detto ora a vostro marito. È dall'ultima volta che ci siamo visti con Maria, che lei mi evita. Ieri mattina, per esempio, l'ho vista a Piazza Roma. Mi sono avvicinato per parlarla, ma è corsa via. E ha fatto bene. Ha fatto bene. Ma scusate, mi pare di aver capito che la vostra è una famiglia per bene. E non vedo un matrimonio con figli, ma perché poi figli non tiene dote, non tiene titoli nobiliari, non tiene niente. Ma non dice le scemenze, gli dicono nobiliari, dote. Ma dopo che ti pensare, quando lui è giovane si vogliono bene. Ebbene, ma quando tu giovani si vanno bene, i soldi non puntano. Sei con mamma, buona. Mamma, come mangiamo? Che mangiamo? Prima di fare un bello bagno e poi ti metto vestiti nuovi, forza! No, non bagno, non voglio, va! Via, cammina, non fai cattiva pure tu, va! Vedete, sto a preparare un pagliatone, vedete! Uffa, se invece vado per sotto! Sentite, signora Concetta. Sì. Qua possiamo continuare a parlare per ore e ore, senza arrivare a nessuna conclusione. Abbiate un po' di fiducia in me. Solo questo io vi chiedo. Fiducia. Cui ti ambe oggi, figlio mio. Va bene, a presto. Siete buoni. Ma io ti dico una cosa, no, ma se io voglio che mi è venuto a domenica. Ma che l'avete gli ambienti che vi ha fatto me? Non lo so. Guarda che queste sono cose che riguardano tutte e due, capito? Oddio, come ho su che caputo! E via, via! Mamma mia! Cresce figlia, cresce voce! Mamma mia! Ah. Mamma mia, che zuzzosa! Chi? Tutella! Ma che caspita, oggi è Pasqua! E sta sporca che la maniera! Ma mamma ha visto? Pensi sì! Mamma mia! E ma oggi ti ha messo voi due, no? E papà, ma che fa? Cresce figlia, cresce voce, c'è bene. Ma voi, ma che faccio parlare fino a mo? Ma sai, la Pasqua che cosa significa in senso cristiano? Che la risurrezione di Cristo e Chiesa di Cristo si è riscattata a tutti i peccati nostri e che ci porta malavita. Comba, veramente io ho studiato catechismo, ma non mi pare quello che dicite voi. Oh, ma come fanno i 13 mesi a settimana? Ma guarda che non hai, ragazzi! Oh, mamma mia! Tu fai, e così ti metti pure vestito nuovo. E che ne pare? E che ne pare? Non ti vuoi vestito nuovo? E perché te, Giovanni? Che te? Ma papà, ma tu ti allamenti sempre proprio, mamma. Ma oggi ha messo, non si va? Io e moglie, ci sono che stanno male qui. Piuttosto, vorresti sapere quante ci ha dovuto, no? Sì, vabbè. Io volessi proprio sapere quante cose l'avevamo fatto stasera, no? Mamma? Mamma, tu stai andando a cucina? Oh, ma non giuro che ci passate un altro, proprio, oh, dì. Non sono i figli, pure te la figlia della tua mamma, no? Io vado, non vado a dire sempre un furno, state a cuore, ragazzi, capito? Papà, è meglio che ci dice a mamma, capito? Papà, è meglio che ci dice a mamma, capito? Mamma mia, che mamma mia! E molti cazzi si a capo, ma io non mi ha capito, che ci se ne fa, capito? E che ci ha voluto, ma ci ha fatto il bagno? Non si voleva fare. Tengo fritto. Con sapone mi ha preso l'occhio. Tengo fritto. E mamma se che c'è ditta? No. Sì, mo mettimi il riscaldamento chiuso per te. Ma mamma sta alla vera. Sì, mamma non ne sai nada. No. Perché tende che Maurizio si sta bagnando una fetta di pane industriale. Andiamo che già abbiamo pure vestito nuovo la cagnata per te. Sì, andiamo. Mannaggia, morto, non vuoi lasciare in pace, sì, con i culi. Tu stai diventando una persecuzione proprio, no? Ma io ti voglio bene. Fa la pecora, fa. Come te la dici che io non ti ha anche interesse per te? Ti ha giunto bene a te. Yamma che mamma aspetta. Ma si dice pure che le due papere te sono, boh. A uccidere si accocchiano per cielo e papere si accocchiano per terra, boh, qui. Ma io non ti do un fastidio. Io voglio vivere
buona donna, Nicoli, tu secondo me vedi troppi film, troppi. Hai capito? Ma non che mi tratta così a me? Lo sento, è stato buono, Nicolì. Ma dove vai? Un manicomio! Oddio! A così torna a scuola e finisce che faticando a sta casa. Hai ragione. Sei sola in casa? E che ne so? T'ho cercato per tutta la mattinata, sotto i portici, in mezzo al corso. Sono andata a messa delle 11, ho pure fatto tardi. Maria, non addormentarmi così. Riconosco di essermi espresso male. Ah, e perché, scusa? Non avrei dovuto dirti come la pensa mia madre. Ormai è tardi e tua madre sarà contenta. Ma che dici? Tu lo sai che io ti voglio bene. Ma sì, è vero. Giù! Mamma mia, un po' ragazzi stanno via le mesce. Sentite, Don Vincenzo. Ma non ci senti, mi sono fatto in capo, si crede moglie, ragà. E non è caia, ma finisce a più ci faccio. Ma io volevo dire... Tu ho deciso di tenere capo tu. Ma cà, tu sei una volta, mamma mia padre, ti amma venuta a Long. Cà, che cosa, sono una base di vende. E li ho portati. Ma fa parlare, ma fa. Mamma mia. Ma scusate. Come, capite zitto? Li ho portati. Quali sono state le ultime parole che vi ho detto mezz'ora fa, prima di uscire da questa casa? Vi ricordate? Vi ho detto di aver fiducia in me. Sì. Sì, tu non c'eri. Ero venuto prima per parlare con i tuoi. Ma ora, a dove stanno? Stanno qui all'angolo. Voi, Don Vincenzo, voi e vostra moglie, siete un po' prigionieri della vostra condizione. Dovete essere più aperti. Voi... abitate in un basso e per di più con un solo stipendio di guardia notturna. Vedevate a noi e sì, abitiamo nello stesso palazzo, ma siamo agli ultimi piani, capitale. Due stipendi in famiglia. E la colpa non è vostra. Avete pensato che noi vi trattavamo con un certo disprezzo. Oh, come gente che è meglio non frequentare. Ma adesso? Senza sapere che proprio nella vostra casa ho trovato la ragazza della mia vita. Maria per me è stato tutto. Una sorella. Un'amica. E mamma ha capito. Aldo, scusami, sì. Mamma, Aldo, perché ne vecchia macchina, pure io non stanno affidendo, no? Vado subito, con permesso. Prego, vai, va. Papà, le gambe mi tremano. Figlia mia, non qua, che tu vuoi andare, venite qua, mi separano, nonna, come si fa, nonna, tu? Papà, io devo finire i servizi, dice a mamma che scimma. Ma insomma, non è possibile che mi esci di sempre, sì? Sì. E già, via! Ciao! Concetta! Concetta! C'è nessuno? Entrate, entrate! Vi presento il signor Vincenzo Esposito e la sua consorte, la signora Concetta. Accomodatevi! Grazie, grazie. Compare, non parlo più. Bella, bella, ma però avanziamo. Insomma, no, così si sporcano da volta. No, mamma, ma io mi vedete con mani mie. Guarda che si trovano una macchina un po' vestita da cira. Dunque, signor Vincenzo. Aspetta, piano piano, non comincia a sbagliare, sennò che può. Vedi che i discorsi non cominciano mai con dunque, ma. Papà, veniamo al dunque. Babbo, un altro, ci sta un tempo per parlare. Graditi un caffè. Ah sì, un caffè lo gradisco, però è deve essere ben zuccherato, con una goccia d'arancia, perché io un caffè un piglio dolce, aromatico e fumante.
Vabbè, noi andiamo a fare una cosa qua. Noi abitiamo nello stesso palazzo, signora Concetta. Sì. Abbiamo saputo della vostra sceneggiata. Ah, a proposito, ma che avete combinato? Ce l'hanno detto, perché noi l'altro giorno non ci siamo stati. Quello ci ha invitato a pranzo, il nostro padre, siamo stati ospiti da lui tutta la giornata. E ci hanno raccontato della vostra sceneggiata. Ma insomma... Sapete com'è? Quel giorno ero un po' nervosa. Ogni volta che facete così siete nervosi. Mamma mia. La verità è che siamo gente semplice, signore, e campiamo su quattro soldi. Ma quando c'è sta cacchetuna che se lo crede superiore a noi, solo perché tiene una bella casa, o perché tiene qualcosa di soldi in più, allora... Oh, ma no, ma che dici? Ma quando mai noi ci siamo sentiti superiori a voi? Quando? Ma come? Quante volte, signori, vi vedevo un coppo al balcone, vi volevo salutare, vi m'affacciavo, invece voi che facevo? Guardavate a noi dall'alto in basso. E si capisce, scusate, se io abito in coppo, vi abitate sotto, è logico che vi guardate dall'alto in basso. Ah, capite, è capito. Signori, ma quante volte vi ho visto pure a Durafello di Salumieri, io vi volevo salutare, e poi che facevo? Poi girava la faccia. E perché diceva? Poi, ho fatto i marini, poi non ne parlammo, donna Concepite! Mamma mia! Siamo fatti i marini, signori, sono venuti qua, no? Significa che a tutti si può accusare, ma è inutile che fai l'andamosso, ci siamo noi, no? Certo, pure io quando mi incontrava, scusate. No, no, ma vedete, voi dovete sapere, dovete sapere che noi tanti anni fa, all'inizio del nostro matrimonio, siamo stati tanti anni a Milano. E sapete come si usa nella grande città? Ci si incontra nello stesso palazzo, magari perfino chi li capita di fronte, e nessuno si saluta. E noi purtroppo ci siamo abituati subito a questo modo di fare. Tanto è vero, che pure quando siamo ritornati a Benevento 12 anni fa, abbiamo conservato senza volere le stesse abitudini, ecco, ma senza cattiveria. Le uniche persone con le quali siamo entrati in confidenza sono i masotti. I masotti, ma perché? Perché chi le è venuto a bussare? Dateci poco d'occhio, pochi sali, pochi pepe, perciò, capito. Scusateci se questo è il nostro atteggiamento covacchiato dei malintesi, ma noi siamo gente aperta e non, come dicevate voi, dei razzisti. Però io so che per vostro figlio voi teneva parecchia. Donna Concetta, vi prego! Per concludere, cara signora Concetta, voi dovete sapere che in ogni ambiente ci sono pregi e difetti. Ma ora vi farò vedere, adesso che abbiamo chiarito tutto, vedrete che diventeremo veramente grandi amici. Spero. Mamma e papà, sono venuti proprio come volevate. E adesso davanti a loro vi chiedo la mano di Maria. Siete contenti, no? Ma siete contenti. Che se mi piace, oi! Che bello un caffè! Bello, oh. Bello un caffè! L'avete fatto come ho detto io? Ecco qua. Qui c'è il caffè. Come siamo io, dunque, sta qui. E che hai combinato? Ha fatto che ha detto quando sto il caffè? Ma non combinato. E tu guarda, una tazza di vino è andata a pagare. Addio, volete fare da scusare, peccati, e mo c'è una sporcavura. Ma Maria dove sta? Maria sta là, comunque, no, la cacchiamo. Comunque, è già detto la verità, Maria è proprio una bella vogliona, si vede che mio figlio è piatto proprio gusto tuo padre. E finisce, papà! Ma scusate, ma voi Maria ma la conosce? Ma la conosco. Voi dovete sapere che io la sera frequento il bar Pastore, ma a 7 ci sono da lì, e mentre sorseggia una bella tazzuola di caffè aromatico. No, come a che? Guardo un passeggio, via verso il divorzio, tutte le belle coglioni che passano, e vi ripeto, vostra figlia è una bella ragazza e non passa inosservata, specialmente poi se passeggi insieme a mio figlio. Sì, Edith, mi metti un tremolo addosso. Certo, vederti camminare su e giù, ma che ti ha morso la tarantola? Buongiorno, e auguri. Oh, guardate, guardate, che sbadato, guardate. Presi come eravamo dai nostri malintesi, non ci siamo dati neanche gli auguri Pasquale. Ah, Maria, tanti auguri, Erika, fatta un bacio a papà. Auguri, buona Pasqua. Tu sei Maria? Aldo mi ha molto parlato di te, so che sei una ragazza molto religiosa. Sì, anche Aldo mi ha parlato molto di voi, E mentre parlavi sono qua. Sì, sì, anche di voi. Scusate, se permettete. Sì, vai, vai, sono passati solo tre giorni.
ma senza di te mi sono sembrati tre secoli. Sì, no, Aldo. Che bello vedere due giovani che si vogliono bene. Ma me la credo. Ma tu che chi inzalla l'annunto? Guarda, casi soffrire, si becchia pure tu. Un figlio proprio che ti mica capelli ha. Che c'è? Si portano i capelli bianchi. Ah, si portano? Sì. Mm. Sai, il giovedì si stava preparando per il venerdì santo. Se sapessi quanto ho sofferto in questi giorni. Ma adesso? Ora sono felice. Comunque, che ne dite? Io volevo invitarvi a pranzo qui da noi, se voi accettate. A pranzo. Tu che dici? Stiamo a pranzo? Va bene. Accettiamo, perché no? Bene, oggi resterete a pranzo con noi. Mi fa piacere. Beh, noi adesso dobbiamo fare un piccolo dovere. Allora ci vediamo dopo di pranzo, va bene? Va bene. Ci vediamo dopo. Mi raccomando, non dar qua. Papà, vengo pure io. No, tu rimani a casa, stai con la fidanzata tua, che viene a fare più sanno. Allora ci vediamo dopo di pranzo. Mamma, Gusù che è quasi pronto. Portia, cala. Mamma! Oggi restate qui a pranzo da noi, No, ma veramente io ci ho preparato già, non vi preoccupate. Oh, signore, oggi è bella a casa mia, qui una vita manca. Ma voi, vuoi che combinate, lo disgraziate, una cosa, ma... Uè, ma ti ricordi che la sera è Natale? Ma mo stiamo a Pasqua, pensiamo a Pasqua. Viene un Natale, e che succede? Sulla Pasqua quando succede ste cose. Ciao Aldo. Ciao ragazze, oggi stiamo a pranzo con voi. Aldo, questa è Nicolina, fieda con Margarita. Ah, piacere. Ma voi non capite niente che mi è combinato. Hanno il suo comunale, trovo dei compagnelli soli. Ma la state come lo salamo là e se ne aiuto. Salamo no, ma se forzate sì. Ma tu lo sapevi la verità? Tu sei troppo con Maurizio, mi pare una secca tanto che c'è stata a casa. Ma tu che vuoi a me, ci tengo? Sto forza di quando sonna. E mai che ci facciamo? Ma tu che intenzioni hai? Maria, io voglio iscrivermi a medicina. Madonna mia, e dobbiamo aspettare tanto per sposarci, Ma forse, chissà, è meglio così. Brava, io vedo questa professione come un'autentica missione verso i malati. Papà, ha già invitato che si compagni di via e mangia con noi. A chi appartenete? Papà, sta gente a pulizia. È un sacco che pulizia le cane. Tanto sta fuori con te. Ma cammini, fa un piacere, ma tu sei guaglione alla casa nostra. Ma io voglio far mangiare con noi. Ma cammini, ma tu sei guaglione alla casa nostra, io voglio far mangiare con noi. E fa presto, perché... Ma prego Patrigno. Uffa. Ma sto Maurizio, quando vengo? Nicolina mia, con tutto bene che lo voglio, ma quando si scucciando? Aiuti già a finire di preparare. Così, quando mi hai parlato mi ti vedi fare servizio, ti sposa subito. Ma se è femmina dice che sono cretinate, è vero. Ma ricordo quando ma non ci sta più niente da fare. Stavate dicendo? Dunque, mi ricordo quando ero guaglione. Alla processione del venerdì santo. Che cosa bello! Gesù Cristo era una parte e la Madonna trovata un'altra parte con tutte le fumatelle che accanito. E poi, tutti insieme, a sotto squadra, c'è una tanta uccella, a sotto mondo della Madonna, c'è una tanta uccella. Vince! Ma che c'è? Ma come che c'è? È beata una pippa, è beata. Ma si muove, hai visto, che buono? Ma vedi che ci manca a tavola, fammi. Siamo! Vedi che ci manca! Ciccio con manna e con manna ciccia! E papà, come vedi? Ci manca solo il vino! Sì, ma se va a pigliare, da sta casa, dove sto? Nicolì, te lo stai pigliando perché stanno aiutando a fumare in da cucina? Ma che sto come facendo, mo? Va via un bottiglione di vino a casa, muovete! E dove sta? Con me, sta in da cucina, sprizza! Uffa! A tua? Tengo un'idea! Mio marito è l'uomo delle grandi idee! Ma
mai, a me da cucinare, a me preparare l'agnello che ora qui quasi fuga. Dici mingella, mamma, che non giriamo un capo da tipetto. Tua frase, quando si mette in capo una cosa, è molto nuova. Uè, auguri a tutti. Auguri, Maurizio. Uè, auguri, Maurizio. E tu cosa fai? Sono venuto con i miei genitori ed abbiamo chiarito tutto. Ma se poi andiamo in campagna mi sentono. Uffa, campagna oggi, campagna domani. Dici mingella, Maurizio. Ma che sei deciso per stasera? Ma sa che stasera niente pace vecchia. Chi l'ha detto così, papà? E teniamo certa gente a pranzo, e quindi addio zio Peppe, che volemmo fare? Che scalone! Rassegniamoci. Ma poi dopo se vede, ragazzi, scusate, ma che programma avete per domani? Chi lo faccio una puntata a Vicenza Muccio, a Santa Clementina, no? Come, beh, al tuo, io volevo ballare con una comitiva di amici miei, capito? Che bella, Mauri, ma porta pure a me! Ma come va? Ma come vuoi allenare pure la Pasquetta, mi può piacere? Ma sei proprio antipa. Ma te. Uè, papà, mi fa piacere di vedere tutto contento, è credo, Hai preparato una sorpresa! Ah, che sorpresa, che sorpresa! No, uè, meno di giù. E che si tratta? No, se no non è che sorpresa, scusate! Hai capito? Auguri, auguri! Sono per te, il signore mi affetta. E donna Concetta, dove sta? Donna Concetta, sta in cucina. Ah, allora va che sta in cucina? Don Antonio. A me? A voi. Dici. Allora è chiamata. Parlate. Mi raccomando, non mi facete un suo ingelosire, Papà, non ti vedere bene. A tavola! Ah, finalmente! Si mangia! Dunque, ci sistemiamo così. Qua si mette Maurizio, Aldo e Maria. Qua si mette la signora Anna col marito. Qua io e mio marito. Qua Tetella, Rosaria e Antonietta. Forza, statevi con le sedie. Le sedie più qua. E pronto? Allora, Gigi, auguri. Buona pace, buona pace. Auguri. Città. Bravo.
Beneventana, gente semplice che vive cose spicce. Pasqua Beneventana, con cielo azzurro da mattina a sera, volando all'erba, una rondina che porta primavera, e io volesse che sta gente qua amasse più che sta città. Un suono di campana, Sant'Anna, Sant'Unata e tanta, ti mettono un brivido d'amore, e arava sta finestra tra su sole, che illumina sta vita e dà calore. Pasqua Beneventana,
e nu popolo che viva così bella e non se fa vedere. Pure quando che sta vita è nu dormienta e allora siente di per me sta festa è come un'acquarella a te le proprio che sta mia città e l'arte sta felicità e l'arte sta felicità e l'arte sta felicità.